Un'iniziativa che consente veramente alle persone che arrivano anche da fuori Milano, anche dal sud, per venire a trovare i loro cari, ad assisterli. Sì, è una collaborazione inedita che vede insieme Comune di Milano e Airbnb, la piattaforma che mette a disposizione alloggi privati nella città di Milano e Casa delle Donne Maltrattate. Lo scopo è quello di fornire accoglienza low cost o gratuita ai parenti dei degenti dei diversi ospedali e istituti di cura milanesi che spesso arrivano da fuori città e da fuori regione per assistere i propri cari. Grazie alla collaborazione tra la cooperativa I Sei Petali della Casa delle Donne Maltrattate e Airbnb avremo la possibilità di mettere a disposizione degli alloggi gratuiti e contemporaneamente offrire alle donne che lavorano per questa cooperativa una possibilità di reinserimento lavorativo. Il Comune di Milano ha accompagnato infatti la costituzione di questa nuova impresa con finalità sociale proprio per offrire uno sbocco occupazionale alle donne vittime di violenza che sono state assistite dalla Casa delle Donne Maltrattate. Ecco, un'esigenza che nasce proprio dal grosso numero di persone che arriva da fuori Milano, da fuori Lombardia. Sì, purtroppo come è noto a Milano il cosiddetto fenomeno del turismo sanitario è molto diffuso, sono tantissime le persone che arrivano in città per accompagnare e assistere i degenti che si curano nelle nostre cliniche, quindi la domanda c'è, è necessario offrire risposte e soluzioni a basso prezzo. In questo caso la piattaforma di sharing economy Airbnb ha fatto un atto di generosità mettendo a disposizione attraverso i propri host gli alloggi che le donne della cooperativa gestiranno e offriranno ai parenti dei degenti. Caratteristiche economiche, un ISEE particolare, ci saranno dei... No, non abbiamo fissato per il momento, diciamo, un vincolo di reddito, devono essere ovviamente non residenti nella regione Lombardia e avere le caratteristiche che si diceva prima. Oggi siamo qui ad annunciare un progetto che permetterà alle famiglie delle persone che vengono qui per farsi accogliere dagli ospedali milanesi di ricevere ospitalità gratuita tramite la community di host milanesi di Airbnb. Attraverso la cooperativa Sei Petali che nasce insieme a Cadmi, riusciremo a offrire alle famiglie che vengono qui dal sud, che spesso si fermano qui per delle settimane, una casa, una vera casa, riusciremo ad offrire ospitalità tramite la nostra community e pensate quanto questo possa essere, insomma, importante in un momento così delicato come può essere la degenza, insomma, in un ospedale. Dall'altro lato siamo molto contenti che ci sia Cadmi ad offrire questo servizio di ospitalità, quindi a supportare le famiglie cercando loro un appartamento su Airbnb, perché da sempre siamo impegnati anche a livello internazionale al supporto delle donne per il rispetto dei diritti, ma anche per la reintegrazione della società e per l'imprenditorialità femminile. Poi quello che devo dire è che la community di host milanesi qui Airbnb ha risposto molto positivamente. Nel giro di 24 ore siamo più di 100 gli host che hanno deciso di offrire la loro casa a un prezzo ancora più ridotto. Noi saremo comunque a coprire totalmente il costo dell'ospitalità, ma il fatto che il costo sia ridotto significa che possiamo ospitare ancora più famiglie tramite Cadmi, tramite la cooperativa Sei Petali.